Ciao, mentre alcuni consiglieri di altre forze politiche stanno urlando alle mie spalle, questo è già il 13° giorno e ancora altri ce ne saranno prima di chiudere il bilancio, vi volevo raccontare molto brevemente cosa è accaduto con Servizio Pubblico, la trasmissione di La 7 di Travaglio e Santoro in questi ultimi giorni. Ci hanno chiamato, ci hanno scritto, ci hanno chiesto una mano per fare un servizio sulla vendita e più in generale sulla mala gestione del patrimonio immobiliare di Roma, cioè di tutte quante le case e gli immobili che noi come comune possediamo ma che nel tempo abbiamo svenduto oppure lasciamo lì inutilizzato o che stiamo per vendere o per svendere. Abbiamo quindi lavorato con loro, abbiamo fatto degli approfondimenti, abbiamo lavorato 2 giorni, abbiamo prodotto del materiale e l'abbiamo consegnato alla redazione di Servizio Pubblico. Ci hanno chiesto anche di intervistarci in giro per Roma di fronte a queste case, a questi casi eclatanti, accompagnati da un nostro tecnico, un nostro architetto a 5 stelle. Abbiamo dato ovviamente la nostra disponibilità, abbiamo preso l'appuntamento per le riprese e poi il giorno successivo, dopo aver ricevuto tutto il nostro materiale, la redazione di Servizio Pubblico ci ha detto grazie ma ci abbiamo ripensato. Quindi ovviamente ci hanno garantito che non utilizzeranno il materiale che le abbiamo fornito. Abbiamo naturalmente qualche dubbio merito, visto che abbiamo fornito praticamente la quasi totalità di casi emblematici a Roma. Abbiamo fornito liste di centinaia, se non migliaia, di casi.